Ciao a tutte ragazze, allora oggi voglio farmi un video tag ed è il video tag questo quello. L'ho visto da Fedekicka Makeup, di cui vi linkerò sicuramente il canale, anzi il video sotto nell'info box, e l'ho trovato davvero carino. Io guarderò da questa parte perché ho praticamente il computer con le domande, quindi mi risulterà più facile vedere praticamente le domande per poi rispondere. È un tag davvero carino ed è praticamente un tag dove vengono esposte diverse categorie e per ogni categoria ci sono alcune domande e si deve rispondere con due opzioni. Praticamente ci sono due opzioni e tra queste due se ne deve scegliere una. Potrà capitare anche che io ne scelga entrambe. Comunque incominciamo. Categoria make up: blush o bronzer. Dal mio contouring si evidenzia che io preferisco sia la terra che il blush. Un po' di tempo fa io non preferivo il bronzer, o meglio, non riuscivo a fare un contouring decente, quindi mi ritrovavo praticamente la faccia marrone e non era una situazione abbastanza carina. Però comunque preferisco i blush e le terre, però principalmente preferisco il blush. Lip gloss o rossetto? Preferisco di più i rossetti perché mi piace il colore pieno sulle labbra, non preferisco le trasparenze, oppure le matite come in questo caso applicate con il burro a cacao. Eyeliner o mascara? Eyeliner e mascara, sempre, non si scende da casa senza eyeliner o mascara. Forse riesco a scendere senza mascara, ma senza eyeliner no. Fondotinta o correttore? Correttore, il fondotinta non lo uso quasi mai, solo nelle occasioni speciali, ma comunque tendo ad utilizzare una crema colorata e mai un fondotinta troppo pesante. Ombretti neutri o colorati? Vado a periodi, devo dire, però principalmente da quando ho la un naturelle di Sleek, per chi mi segue e vede i tutorial, io principalmente sto utilizzando sempre quella, quindi mi sono focalizzata sui trucchi neutri. Però con la primavera i colori mi piacciono tanto, non in questo caso perché sono truccata neutra. Ombretti pressati o in polvere? Preferisco quelli là pressati, insomma, gli standard, non i pigmenti, perché sono un po' più facili da usare e comunque sono più comodi, sono anche più veloci. Spugne o pennelli? Rigorosamente pennelli, ma anche pennelli a spugnetta. Categoria unghie: French o tinta unita? In questo caso tinta unita. Lunghe o corte? Se le definite corte non lo so, ma penso lunghe sicuramente. Acriliche o naturali? Naturali, ho fatto una volta la colata in gel, ma credo di non rifarla più. Tinte scure o colori accesi? Entrambe, mi piacciono tutte e due, anche se principalmente vado a seconda della stagione. In inverno preferisco infatti i colori molto scuri. Matte shimmer, lucidi, cioè brillanti, però non mi piacciono più quegli shimmer, non li preferisco più. Categoria corpo: profumo o acqua profumata? Rigorosamente profumo. L'acqua profumata, tipo quelle dell'Acquolina, le preferisco per i viaggi, perché sono comode, le porto in borsetta e quindi puoi spruzzarle quando vuoi. Latte idratante o burro corpo? E sono una che abolisce la crema perché mi scoccio, sono pigra, mi scoccio di mettermi la crema, però preferisco il latte idratante, soprattutto quello di Leo Crema. Sapone o bagnoschiuma, nuvola di talco di Malizia. Lush o altre compagnie? Non ho mai provato Lush, quindi non vi so dire, non vi so rispondere, insomma. Categoria fashion: jeans o tuta? Assolutamente jeans. Vestito o gonna? Preferisco i vestiti perché ce ne sono alcuni, soprattutto alcuni tagliati in modo particolare, che non evidenziano le forme obbrose del mio corpo. Fantasia a strisce o plaid? Strisce, se devo scegliere. Sandali o infradito? Sandali. Gli infradito mi fanno male, ma male male cane.
Sciarpa o cappello? Nessuno dei due. Le sciarpe, come vi ho detto nell'altro video, mi danno un senso di soffocamento che non sopporto. Cappelli un po' meno, perché quando li metto mi si sconcicano sempre puntualmente tutti i capelli. Orecchini piccoli o pendenti? Pendenti. Collana o bracciale? Collana e bracciale. Tacchi o scarpe basse? Se devo descrivervi la mia scarpiera, ho praticamente quantità abnormi di scarpe alte. Il problema è che principalmente mi capita sempre di mettere i tacchi e poi è l'occasione di camminare a piedi e quindi mi stanco tantissimo, quindi per cui preferisco i tacchi, ma a volte devo mettere le scarpe basse. Felpa o giacchetto? Rigorosamente giacchetto. Bershka o H&M? Per i miei canoni preferisco Bershka, però devo dire che H&M... Non mi ricordo quelli che lo chiamano H&M, ma per rapidità H&M. H&M praticamente a volte non trovo nulla nel mio genere o comunque nulla nella mia taglia. Categoria capelli. Ricci. Abbiamo creato una nuova categoria di capelli. Ricci o lisci? Dipende, però principalmente lisci naturali, insomma, asciugati, fonati e basta. Raccolti a chignon o coda di cavallo? Se devo scegliere, chignon con la legami, altrimenti coda di cavallo, oppure lisci ancora meglio. Forcine o mollettine? Forcine. Gel o spray fissante? Forever gel d'aloe. Lunghi o corti? Li ho tenuti corti, però devo dire che i lunghi mi piacciono di più. Stamattina ho avuto la geniale pensata di crearmi la frangia da sola e in verità volevo farmi un ciuffo laterale scalato, ma non mi è riuscito, però devo dire che non mi dispiace, quindi va bene, però comunque preferisco i capelli lunghi. Ecco, frangetta laterale o unita, frangetta laterale simil ciuffo. Tirati su o sciolti? Tirati su e sciolti, tirati su qui, quindi con la bombatura qui, tipo la bananuna, e sciolti poi per il resto, oppure tutti sciolti da un solo lato. Categoria random. Pioggia o sole? Sole. Estate o inverno? Estate. Primavera o autunno? Nessuno dei due, perché non si sa quando fa caldo, quando fa freddo. Cioccolato, vaniglia, cioccolato e vaniglia. Caffè o tè? Sono diventata caffeinomane, ma di quelle proprio da ricovero. Però preferisco anche il tè nero, ho questo qui di Londra. Preferisco anche il tè nero e preferisco anche il tè verde, raramente, il tè verde a menta. Dolce salato, pizzico un po' dappertutto, però è un po' a periodi, diciamo, spesso preferisco qualcosa di dolce. Amore o soldi? Con l'amore sei felice, con i soldi magari no. Macchina o scooter? Avessi la macchina sarei davvero entusiasta. Vino o birra? Vino, birra, champagne e cocktail. Quindi questo era il tag, spero che con questo tag abbiate avuto la possibilità di conoscermi un po' meglio. Io quindi mando un grosso bacio a tutti voi e ringrazio Federica per avermi fatto conoscere questo tag davvero molto carino. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video.